Nella cornice della sala del Consiglio Comunale di Siderno, il Movimento per la Rinascita Comunista ha tenuto un incontro molto partecipato e coinvolgente sulla situazione della sanità in Calabria. L'iniziativa, che ha registrato un grande successo di pubblico, è stata dedicata al tema per una sanità pubblica gratuita e qualificata, risanamento e funzionalità della sanità in Calabria. L'introduzione è stata curata da Lorenzo Fasci, della Segreteria Nazionale del Movimento. Noi vogliamo partire dai bisogni del territorio, ma vogliamo non solo denunciare quali sono le cose che non vanno, perché questo magari lo fanno in tanti. Noi siamo rinati sul solco del PC di Berlinguer per creare prospettive, lanciare idee, un progetto di società diversa. Noi non siamo convinti che la società è modificabile, la società si modifica e meglio, e noi siamo qui per cercare di dare a questo territorio, attraverso il nostro impulso, una qualità migliore della vita. La sanità latita in queste latitudini, e noi vogliamo partire dalla sanità per cercare poi di fare un orizzonte più ampio e parlare di tutti i problemi del territorio, e ce ne sono purtroppo tantissimi, ma questo è il primo obiettivo. Ricordo che pochi anni fa avevamo fatto un'altra iniziativa in questa sala, sempre sulla sanità. Per noi e per i compagni di Siderno è un tema scottante che va affrontato in tutti i modi possibili, ovviamente con battaglie democratiche e civili, perché questo noi siamo. Importante l'intervento di Antonio Sgambelluri, già consigliere comunale di Siderno, il quale ha affrontato i temi centrali della discussione e ha proposto soluzioni innovative per affrontare i problemi che affliggono l'ospedale di Locri e la sanità nell'area della Locri. Le problematiche del passato molto probabilmente le pagano oggi, sicuramente sarà così, però è il problema che i vari commissari, i vari direttori generali che sono, diciamo, che sia dal governo regionale sia dal nazionale, che hanno nominato i vari direttori, non è che hanno risolto qualche problema nella Locri, anzi si sono, diciamo, aggravate la situazione, e per questo motivo siamo oggi in questa condizione. Diciamo che si vuole mandare tutto al privato, l'obiettivo, diciamo, è un obiettivo, ho capito che è un obiettivo nazionale, ma in modo particolare anche qua si va solo ed esclusivamente al privato. Tra i relatori presenti bisogna ricordare Maria Teresa Fragomeni, sindaco di Siderno, Giovanni Calabrese, assessore regionale al lavoro, e poi il presidente del Tribunale dei diritti del malato, Pino Mammoliti, che abbiamo ascoltato. Il problema serio è che la sanità in Calabria, nella Locri in particolare, è stata svenduta per fini politici al privato, quindi c'è una sorta di resa dei conti tra quella che è la realtà e le emergenze e quella che sono le difficoltà anche organizzative, perché io tendo ad escludere la malafede da parte della manager di Furia e del presidente Occhiuto, ma è evidente che con i disastri finanziari, il saccheggio che c'è stato nella sanità calabrese sino ai giorni nostri, l'ospedale Locri è la vittima sacrificale di questo sistema corrotto e perverso. Se noi non riassumiamo la nostra dignità personale per renderla collettiva, il sistema dell'autonomia differenziata, con le ricadute che ci saranno sulla sanità, saccheggerà e distruggerà le speranze non tanto di noi altri, ma delle future generazioni. Qui noi alimentiamo solo la sanità privata, stiamo alimentando la corruzione e il malcostume che ha garantito un sistema di potere politico mafioso. A questo dobbiamo dire no, dobbiamo dire basta, perché dobbiamo garantire la salute dei nostri cittadini. Durante il dibattito che ha seguito gli interventi dei relatori, numerosi cittadini hanno preso la parola, arricchendo la discussione con contributi significativi. Le conclusioni dell'incontro sono state tratte dal compagno Michelangelo Tripodi, presidente nazionale del Movimento, il quale ha sottolineato l'importanza di promuovere una sanità pubblica e di qualità per tutti i cittadini, contrastando l'idea dell'autonomia differenziata che rischia di compromettere ulteriormente il sistema sanitario nel Mezzogiorno. Si è registrato anche l'intervento di Nicola Lemoncino, del Coordinamento Nazionale del Movimento. Noi vogliamo fare, se ci è possibile, un'iniziativa anche a livello regionale, perché siamo nelle condizioni di poter raccogliere, credo io, una proposta di legge di iniziativa popolare da presentare alla Giunta regionale, perché questa sanità cambi.
Il Movimento per la Rinascita Comunista ha espresso infine la propria contrarietà alla politica dei pannicelli caldi e ha proposto una serie di misure e riforme strutturali per garantire il servizio sanitario efficiente e accettabile a tutti. Tra le proposte avanzate vi è l'aumento della spesa della sanità, l'abolizione dei ticket, l'eliminazione delle liste d'attesa e il potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione.